Salve dalle macchie, questa è la condotta principale, adesso c'è meno acqua perché abbiamo preferito metterne meno, ecco. Queste sono le varie diramazioni che vanno per tutte le terre, fino a giù, scendendo ancora per un chilometro probabilmente. Questa è la mia diramazione di una terra, ce ne ho due terre. Dopo aver pulito il solco, mi trovo in questo punto. Qua c'è una specie di filtro, ecco, un invasamento. Poi, mano a mano, l'acqua scende sempre giù. Tutto questo lavoro è anche un lavoro faticoso perché c'è un'erba veramente di quella dura su un pietrisco. Bisogna addirittura affilare la rampa per fare questo lavoro. Poi vedete, l'acqua ormai va da questa direzione. E si può tranquillamente abbeverare già un solco. Ecco, io adesso sto facendo una sistemazione perché è sempre importante sistemare i solchi, quindi mettere sempre poco acqua all'inizio, onde evitare che possiamo rovinare tutto. Ecco, si deve assestare il terreno, quindi mano a mano l'acqua adesso scende. Un lavoro rifinito, adesso poi metteremo un po' di acqua alla lattuga, anche alle zucchine. Qua abbiamo il pepe, vedete già un solco si sta abbeverando. Vanno sempre un po' rifiniti questi solchi, mano a mano. Qua un'altra diramazione, perché sono due diramazioni. Adesso scendendo, sto già pulendo tutto questo punto, vedete? Da stamattina questa erbaccia fino a giù. Sempre con la rampa, in questo caso affilata. Viene affilata anche con uno smerigliatore. Sono arrivato già fino a questo punto qua, vedete. Adesso bisogna toglierla con una carriola. Questa verrà poi in qualche modo fatta seccare, si utilizzerà come composto, ecco. Ci siamo, già le fave, faccio notare con la zeolite che c'erano dei pidocchi in qualche favo, c'erano dei pidocchi. Adesso ci sono, ma sono morti, vedete, sono, non so per quale motivo, disintegrati, ecco. Prima erano in movimento e quindi questa disinfettata con la zeolite può essere che sia anche valida, visto che è completamente biologica al 100%. Poi devo anche finire da questa parte e abbeverare anche questi punti se sarà necessario, il pomodoro, vedete. Questo tutto entro massimo mezzogiorno, altro che non si fa niente. Questi sono innesti che provo per la prima volta su solanium, vale a dire piantine di pomodoro su queste piante di solanium. Ancora non ho verificato se sono presi, faremo aspettare ancora 2-3 giorni. Ecco, anche da questa parte, vedete, c'è un piccolo punto dove ho messo del prezzemolo. Il lavoro adesso si articola anche da questa parte, vedete che bisogna anche pulire tutti gli ulivi, fare queste fonte. Quest'erba prima non c'era, l'ultima pioggia l'ha fatta venire, ma anche bello così, è primavera ancora. Poi si passa da questa parte anche a dare l'acqua alla bietola fino a sopra. Si devono abbeverare, diciamo, un po' di acqua oggi darò a tutti i punti, ecco. Ecco, questo è il lavoro di questa terra. Poi ancora abbiamo qua, vedete, questa parte che ancora i fagioli devono nascere, ecco. Ecco, tutto il lavoro che sto facendo da un'ora, fino a questo punto ho lavorato un'ora e poi adesso massimo fino per le 11:30 dovrò terminare tutte queste correzioni, ecco. Sempre con poca acqua, perché all'inizio non bisogna mandare troppa acqua perché possiamo rovinare tutto, ecco. Questa è medialmente la mia giornata di 3 ore e mezzo che faccio da sempre. Poi a casa sto facendo libri, ho una piccola vendita di prodotti al momento a livello privato, si spera entro l'autunno almeno di fare l'esentasse, ecco. Io mi muovo sempre a passi normali, non faccio passi troppo in avanti. Poi c'è un canale con 13.000 iscritti, mando 2.000 video, sono comunicati sempre di lavoro, di meccanica, di muratura, di tutto. Eppure passa qualcuno ogni tanto e dice: io qua
sono solamente per rilassarmi, ma sarà pure così. Io mi rilasso anche qua, ma il lavoro è pure tanto, veramente, credetemi.